e se non sarà Fellini, De Sica o Rossellini, basta che sto qua a Cinecittà. Dal 1 gennaio 2023 è disponibile nelle sale italiane la nuova regia di Fabio De Luigi. A 7 anni ormai da Tirami Su, la sua prima regia, il suo esordio Dietro la macchina da presa, che uscì nel febbraio del 2016, che incassò 2 milioni di euro, ma del quale si parlò poco e forse anche un po' a sproposito. Un film che ho rivisto ieri mattina prima di andare in sala a godermi la sua seconda fatica e che ho trovato onestamente carino e molto più interessante di quanto ricordassi. 3 di troppo è il titolo della sua nuova regia, interpretata dallo stesso De Luigi con Virginia Raffaele, praticamente al primo film da protagonista, perché se ci pensiamo, tra sketch celeberrimi con Lillo e Greg, imitazioni storiche, partecipazioni a vari film, se pensiamo anche a Una donna per amica di Giovanni Veronesi con lo stesso De Luigi, c'erano delle scene esilaranti, lì forse Virginia diede veramente il meglio di sé, e comunque altri film da lei interpretati, però non aveva mai interpretato un ruolo da protagonista, un ruolo in cui noi trovassimo Virginia Raffaele dall'inizio alla fine. In questo caso la troviamo in coppia con uno degli attori e dei personaggi del mondo dello spettacolo con i quali si trova meglio a lavorare, insieme sicuramente a Lillo e Greg, con i quali insomma ha dimostrato negli anni di avere un'alchimia, un'intesa pazzesca, e con i quali ci ha regalato anche delle performance veramente esilaranti. 3 di troppo, una commedia con i bambini, per i bambini, una commedia per famiglie. Sono andato ieri pomeriggio in sala e l'ho trovata anche stavolta mezza piena, anche qualcosina in più. Il film ha esordito a Capodanno nel primo giorno di programmazione con più di 700.000 euro di incasso, posizionandosi in seconda posizione nella classifica generale del box office italiano di questo Natale Capodanno del 2022-23, chiaramente sotto Avatar La Via dell'Acqua, che è sempre primo, giustamente, e anche oggi, anche ieri per meglio dire, secondo posto. L'incasso è un po' calato perché non era Capodanno, ma ancora numeri importanti per la seconda regia di Fabio De Luigi, che ha praticamente già superato il milione di euro, e non mi aspettavo un esordio così brillante, perché sicuramente mi aspettavo che potesse attrarre il pubblico, e tra l'altro non ha assolutamente pagato la concorrenza Il grande giorno di Aldo, Giovanni e Giacomo, che continua ad andare bene, ma neanche Le otto montagne, di cui ho parlato, entrambi i film, trovate le recensioni. Il film che però non sta andando come speravo, e poi chiudo questa parentesi sul tema incassi, è I migliori giorni di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, che sì, ha avuto una distribuzione minore rispetto a 3 di troppo, per fare un esempio, ma ha incassato, diciamo, benino finora, ma quinta, sesta posizione, insomma, speravo e immaginavo potesse andare meglio. Comunque andrò a vederlo assolutamente nei prossimi giorni in sala e vi porterò la recensione. Chiusa questa parentesi, che film è 3 di troppo di Fabio De Luigi? Marco e Giulia, interpretati da De Luigi e Virginia Raffaele, sono una coppia felice, una coppia giovanile, nonostante non siano più di primo pelo, ma si sentono giovani dentro, non hanno figli e prendono costantemente in giro la loro coppia di amici, che invece una figlia già ce l'hanno e tra l'altro stanno per averne un'altra, che sono diventati più brutti, sono diventati più banali, monotoni, ripetitivi, hanno le rughe, e le rughe rappresentano anche la loro vita, dice De Luigi al suo amico di quest'altra coppia. Eri il più bello, guarda come ti sei ridotto. La moglie incinta, interpretata da una bravissima Barbara Chicchiarelli, poi avrà appunto anche questa seconda bambina, e se la ridono, si sentono giovanissimi, immortali, si sentono veramente due ragazzi. E dopo aver organizzato una festa abbastanza goliardica appunto per questa coppia di amici e le loro due figlie, l'amica interpretata da Barbara Chicchiarelli gli lancerà una maledizione. Se esiste una giustizia, voi vi sveglierete e avrete una vita completamente diversa. Avrete dei figli, tanti, tanti figli, e quindi capirete che cosa significa essere nei nostri panni. Una maledizione che i nostri Marco e Giulia pensano sia assolutamente stupida, non credono assolutamente che possa accadere qualcosa di questo tipo. E invece, dopo aver avvistato un particolarissimo uomo cicogna che già gli si era messo sulla strada prima che loro potessero ripartire in macchina per andare via da questa festa e andare a ballare, tra l'altro sono due bravissimi ballerini anche, c'è questa bella scena in cui Fabio De Luigi e Virginia Raffaele ballano, che lei fosse una bravissima ballerina lo sapevamo, ce l'aveva dimostrato anche con il grande Roberto Bolle, ma De Luigi l'ho scoperto assolutamente bravo anche nel ballo. Gli manca qualcosa a Fabio, no? Perché francamente
giocatore di baseball, attore, regista, sceneggiatore, comico, ballerino. Che gli manca a Fabio? Ditemelo, perché veramente sto cominciando a invidiarlo un po' troppo. Da uomo volevo nascere Fabio De Luigi, in un'altra vita fatemi rinascere Fabio De Luigi. Comunque la mattina dopo si sveglieranno con tre figli, Max, Simeone e Sofia. Tre figli, non avevano figli il giorno prima, il giorno dopo ce l'hanno e sono tre di troppo. Ecco il titolo, tre persone ingombranti di troppo nella loro casa, un bambino piccolo, Max, Simeone il più grande, poi c'è Sofia, che vanno a scuola, che hanno le loro abitudini, che fanno i capricci, che hanno le loro pretese, improvvisamente si ritroveranno genitori. Loro nella testa continuano a vivere la vita di prima e si ritrovano però catapultati in una vita completamente diversa, che è praticamente la vita dei loro amici, che non a caso quando li vanno a trovare convinti che sia stato un loro scherzo organizzato durante la notte, si ritrovano imbruttiti, lui con la pancia, lei con il seno un po' più basso, con i capelli tagliati, andranno da loro per cercare di capire se si tratti effettivamente di uno scherzo o di una maledizione, magari appunto andata male, quella della sera prima, e troveranno lei bellissima, non più sfatta dopo la seconda gravidanza, e lui non più brutto, mentre prima era bello, ma nuovamente bello, che corre la mattina, magro, in grande forma. E quindi si ritroveranno catapultati in questa vita che erano ignari che gli potesse capitare, fanno anche due lavori diversi, molto più umili e meno felici, e meno convenienti, più pesanti, non hanno una vita felice, non sono felici, e si ritroveranno a dover vivere questa vita, ovviamente a fare da genitori improvvisamente di questi tre ragazzi che loro non conoscono, ma che li conoscono, e che quindi li trattano perfettamente da genitori. C'è Max, il più piccolo, che costantemente va ad abbracciare Giulia, mammina, 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 anche quando si trova al bagno a fare i suoi bisogni, e quindi dovranno far fronte ad una vita che non solo non vivevano fino al giorno prima, ma che ripudiavano completamente, che non avrebbero mai voluto vivere. Poi cosa succederà? Poi dovete andare in sala a scoprire questa deliziosa commedia di Fabio De Luigi per capire se si tratti effettivamente di un sogno, se il film voglia diventare fantasy e quindi sia una storia fantastica, se si tratti di una maledizione. C'è un finale molto interessante e sorprendente che poi vi farà scoprire come andrà a finire questa storia e quale sarà il nesso, il significato, il senso di questa storia, la storia bizzarra, particolare, molto interessante che questo film di Fabio De Luigi ci racconta, con un finale in cui si riesce anche a riflettere, ma in maniera leggera. Cosa intendo con questo? Intendo che tra di troppo è una commedia leggera che sul finale vuole sì far riflettere, ma non si erge a film drammatico che improvvisamente, con un cambio di genere forzato, vuole insegnare qualcosa sul senso della vita, sul rapporto genitori-figli e sul concetto di famiglia, ma vuole farci riflettere mantenendo quell'onestà, quella coerenza e quella leggerezza che l'aveva contraddistinto in tutti i 100 minuti, suppongo, più o meno di film. Se devo trovare un piccolo difetto a questo film è l'incipit. Ho trovato un inizio un po' forzato in 3 di troppo, ho trovato un inizio con delle scene leggermente macchiettistiche, un po' troppo caratterizzate, un po' troppo forzate. Una in particolare, per intenderci, la scena della maledizione del personaggio di Barbara Chicchiarelli ai nostri Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, insomma delle trovate un po' forzate, ma mi rendo conto che questa storia, per quanto semplice, è anche una storia particolare, perché non sempre la storia semplice è una storia semplice anche da raccontare. Magari la trama la racconti in due parole come ho fatto io, magari te la immagini abbastanza leggera, ma poi nel concreto di fatto è molto più complicata di quanto si possa pensare. Quindi Incipit, che secondo me non è perfetto, il film deve decollare, ma quando decolla, dopo relativamente poco, prende il volo e non si ferma più, e sul finale cresce ancora di più, perché come detto fa riflettere ma non pretende di insegnare, mantiene quella bellissima leggerezza e si rivela assolutamente un film carino, divertente, ho riso molto. C'è però una comicità sempre dosata, una leggerezza intelligente, quindi si sorride e ci si diverte, si riesce a stare bene. Questo funziona per tutte le età, perché in sala c'erano tutti, persone della mia età, persone di mezza età, anziani, giovani, meno giovani, bambini, tanti bambini che hanno riso squarciagola, e le risate anche dei cinquantenni, quarantenni che erano in sala mi hanno fatto pensare anche a quanto il film fosse realistico. Io non sono genitore, sono figlio, spero un giorno di essere genitore, ma se i genitori insieme ai loro figli ridono sulle tante situazioni di vita quotidiana molto divertenti che il film di De Luigi ci racconta, vuol dire che sono situazioni molto realistiche, che non solo un figlio, che è stato figlio piccolo, che adesso è figlio giovane come sono io, può capire, ma le capiscono e le trovano divertenti e intelligenti anche i genitori che sono in sala e che ci si ritrovano.
Quindi, Tre di Troppo è assolutamente un buon film che vi consiglio di andare a vedere al cinema, come sta facendo in maniera veramente straordinaria il pubblico italiano in questi primi giorni. Il film sta incassando bene, è al secondo posto e merita assolutamente questo incasso, questa grande soddisfazione finora. È il film italiano che ci voleva per iniziare l'anno con leggerezza, ma c'è anche I Migliori Giorni, non dimenticatelo, di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo, che è una commedia invece drammatica, malinconica, che sicuramente rappresenta un target diverso, un film di altro genere, di altro tipo, che però dovete sostenere parallelamente a questo perché non va assolutamente dimenticato. Sono molto felice del successo di Tre di Troppo, sono molto felice che il trio stia continuando ad andare molto bene. Le Otto Montagne, la sorpresa del box office, film bellissimo che vi consiglio di vedere perché vi farete un regalo di cinema meraviglioso, ma c'è anche I Migliori Giorni, che è sicuramente uno dei film più interessanti e più attesi di questo 2023. Avrei voluto vedere un po' di più Fabio Balsamo in Tre di Troppo. Ci sono delle scene simpatiche, 4-5 scene divertenti con Fabio Balsamo, ma un attore così simpatico, così bravo, che ho apprezzato molto negli ultimi 2 anni, ha fatto tanti film nel 2022, riusciti e meno riusciti. L'ultimo, Beata te, di Paola Randi con Serena Rossi, fantastico nel ruolo dell'Arcangelo Gabriele che parla come Papa Francesco. Film meno riusciti, come per esempio Falla girare, The Last Joint di Giampaolo Morelli, che ho trovato un film mediocre e ne parlerò nella mia flop 10 tra qualche giorno, perché quest'anno, spoiler, non ci sarà soltanto la mia top 10 ma anche la flop, perché parlare solo delle cose belle è troppo facile, quindi aggiornate, state aggiornati, arriverà tutto. Ma è un attore bravo, un caratterista che ti fa ridere anche solo quando lo guardi in faccia, e avrei voluto vederlo un po' di più. Quindi un Fabio Balsamo che mi aspettavo più comprimario, mi aspettavo di vederlo in più scene, e che invece risulta una macchietta che forse avrebbe potuto dare molto di più a questa commedia, che comunque resta divertente, intelligente, gradevolissima, deliziosa, alla quale do un 7 su 10 e che vi consiglio assolutamente di andare a vedere al cinema. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano!